Bentornati, sono Sandro Paganotti e in questa puntata della GDL riprendiamo il discorso che avevamo lasciato nella puntata precedente. Avevamo, diciamo, concluso una prima panoramica sui template, avevamo introdotto lo Shadow DOM ed evidenziato come lo Shadow DOM si integrasse con alcuni comportamenti, ad esempio dei fogli di stile. Avevamo appunto delineato una possibile soluzione per fare in modo che il CSS non permeasse all'interno dello Shadow DOM, e oggi continuiamo proprio partendo da questo punto e andando a vedere effettivamente come poter raggiungere quell'obiettivo. Facciamo una prova. La prova più semplice che possiamo fare è prendere la div di cui prima, ok, e cancelliamo temporaneamente il tag script che abbiamo utilizzato finora e andiamo a recuperare questa div, per cui do comment.querySelector div, ok, e all'interno di questa div semplicemente creiamo, quindi un-webkit create shadow. La particella WebKit ovviamente denota una funzione sperimentale, l'API corretta e ovviamente manca di questa particella WebKit ed è document.querySelector.createShadow.root. Ok, se aggiorniamo la pagina, rimuoviamo anche la progress che in questo caso non ci interessa più. Ok, se aggiorniamo la pagina, notiamo come in questo caso ovviamente la div non ha contenuti, quindi non si vede a livello di grafica, ma se espandiamo l'elemento notiamo come questa div abbia una sua shadow root. Okay? Quindi tutte le operazioni che andremo a fare su questo frammento di DOM saranno in qualche modo incapsulate verso l'esterno. Quindi salviamo questa shadow root, che è una variabile, okay? E ad esempio possiamo provare, senza fare niente di più, a agganciare all'interno di questo shadow root il template di cui prima. Per cui possiamo fare root.append child di document.querySelector di hello, che è il nostro template.content, che sono il suo contenuto.clone node, parentesi. Quindi fondamentalmente andiamo ad inserire all'interno della div il contenuto del template. Già ci accorgiamo di una piccola differenza. Nel momento in cui aggiorniamo, okay, notiamo come il foglio di stile, che prima andava a coprirci anche il nostro bold, diciamo fuori dall'elemento, fuori dal template, in questo caso il foglio di stile si limita perfettamente al template e non viene più e non va più a diciamo, coprire o lavorare su altre parti del DOM. E questo è ovviamente molto positivo. Un altro aspetto ok, restando sulla tematica dei fogli di stile, possiamo anche decidere con una certa granularità come il foglio di stile esterno debba invece andare a lavorare con l'elemento presente nel Shadow DOM. Facciamo un esempio. Se noi andiamo a dire che lo stile di tutta la pagina, ok, ad esempio, tutta la pagina ha un particolare colore che è blu, okay. Okay. Il comportamento iniziale del nostro Shadow DOM consiste nel fondamentalmente ereditare dalla pagina tutti quegli stili, tutte quelle proprietà che hanno caratteristiche ereditarie, per cui ad esempio il blu, che è un attributo, in questo caso che è un color, che ha proprio caratteristiche ereditarie, viene automaticamente ereditato anche all'interno del nostro template, del nostro shadow content.
Quello che possiamo fare in questo caso è impedire questa ereditarietà. Noi possiamo chiedere fondamentalmente che questa ereditarietà non si propaghi all'interno del nostro shadow content. Per fare questo dobbiamo semplicemente settare un flag che si chiama reset style inheritance. Settando questo flag a true, quindi chiedendo che lo shadow content resetti, quindi rimuova tutte le ereditarietà degli stili esterni, avremo un comportamento leggermente diverso in pagina. Okay? Quindi il blu va a coprirmi tutto il resto del documento, ma non all'interno della mia pagina. Quello che invece è ancora possibile fare dall'esterno e applicare un foglio e applicare uno stile diretto, quindi se il mio template, diciamo, se modifichiamo il nostro template aggiungendo un P come in questo caso e andiamo a mettere sul P un bordo, ad esempio andiamo a mettere un bordo, ad esempio un bordo di 2 pixel solid green, ok. Nativamente questo, diciamo senza ulteriori modifiche, questo bordo viene ovviamente rifiutato perché il bordo non è più tra l'Italia, ma nonostante questo noi abbiamo anche già bloccato l'Italia, ma in più, non essendo l'Italia, non verrà proprio, diciamo, presa in considerazione dal template e dallo Shadow DOM. Noi possiamo chiedere invece che questo Shadow DOM in particolare accetti stili dall'esterno quando questi vanno a colpire un elemento all'interno dello Shadow DOM usando la flag apply auto on styles. A questo punto abbiamo un P con un bordo di 2 pixel, all'interno del template c'è un P e se andiamo a vedere la nostra applicazione, la nostra applicazione subisce, quindi il template che è all'interno dello Shadow DOM subisce il P, quindi il bordo verde. L'ultima feature della quale lo Shadow DOM si pregia, che è una feature molto molto comoda, è quella dell'interpolazione. Quindi quello che prima voleva fare ma che il template ci impediva, lo Shadow DOM lo rende assolutamente possibile. Quindi se all'interno dell'elemento ho un contenuto che sia testuale o che siano altri elementi, posso andare a chiedere al template di interpolare, posso andare a chiedere al template di interpolare il contenuto dello stesso con il contenuto presente in pagina utilizzando la chiave content, quindi l'elemento content. Quindi se faccio una cosa di questo tipo, vado fondamentalmente a creare un'interpolazione tra la stringa hello, il bold, quindi tutto nel paragrafo, e quello che è presente all'interno della pagina, che a questo punto è proprio Sandro. Ok. Quindi se vado ad aggiornare la pagina, notiamo come in questo caso abbiamo avuto una perfetta interpolazione, quindi hello è la parte che arriva dal template, Sandro invece è la parte che proviene dalla div. E quindi ovviamente dovessimo applicare questo template a più div diverse, questo caso, e dovessimo andare a creare più un singolo, ma come abbiamo fatto prima, un ciclo su tutte le div, quindi reset role di div for x++, tipo, quello che quello che succede è che ovviamente stiamo andando a questo punto a costruire non più un unico Shadow DOM, ma uno Shadow DOM per ogni elemento, quindi andiamo a applicare il nostro template che a questo punto, avendo questo concetto di content, si interpolerà con quanto già scritto in pagina.
andando appunto a avere quello che è un po' il significato del templating, insomma, la possibilità di andare a interpolare contenuto presente in pagina con contenuto diciamo statico in qualche modo. Possiamo fare ovviamente un passo avanti, possiamo anche fare ancora un passo avanti, perché il content ci consente anche di andare a selezionare una parte del contenuto dell'elemento ospitante da mettere all'interno del tag. Quindi se noi ad esempio andiamo a mettere il nome all'interno di uno span con class nome, e andiamo a creare uno span con classe data, okay. Quindi quello che possiamo fare è utilizzare l'attributo select del content per indicare una query, ok, una CSS selector fondamentalmente che deve verrà risolto all'interno dell'elemento su cui stiamo applicando il template. Per cui in questo caso, aggiornando la pagina, ok, avremo semplicemente di nuovo soltanto Sandro perché data non è contemplata all'interno di questa selezione. Ovviamente possiamo andare a prendere anche data. Quindi andare a costruirci ovviamente una stringa di questo tipo. E come per il passo precedente, possiamo costruire allo stesso modo, ovviamente interpolarlo con tutti i diversi, dar luogo a risultati diversi. Ok, abbiamo visto tutti questi esempi su Chrome, purtroppo la compatibilità, o meglio, il supporto di queste feature è ancora molto 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 valido. Scarso, Chrome supporta, fra l'altro non in modo completo. Esistono però dei polyfill molto interessanti e con questi polyfill soprattutto è possibile arrivare all'ultima fase, quindi al passo successivo che suggeriscono queste feature, cioè la creazione di veri e propri componenti per il web, che sono una specifica di nuovo del W3C, ma non ancora purtroppo implementata da alcun browser, però esistono dei polyfill molto interessanti che ci consentono di costruire veri e propri componenti per il web e esploreremo questi componenti nella prossima puntata. Per il momento vi ringrazio dell'attenzione e a presto.